Gentili telespettatori, buona giornata. Sapete che l'Europa, dopo le elezioni europee, è tornato alla carica sul MES, chiedendo ancora all'Italia di ratificare il meccanismo salva stati. Quindi diciamo che l'Europa ha cominciato a parlare dell'autonomia differenziata, dicendo che è una cosa troppo costosa per l'Italia, che è un qualcosa che comporta un aggravio economico insostenibile che divide il paese, ma questo ne abbiamo parlato nel video precedente. Poi è ripartita l'attacco sul MES, il meccanismo salva stati. Che cos'è il MES? Intanto il MES è un fondo dove ci sono dei soldi che l'Europa ha messo, tutti gli stati hanno messo. Questo fondo di denaro serve quando un paese entra in crisi ed è a rischio fallimento. Vengono prestati a questo paese a rischio fallimento dei soldi con un interesse bassissimo, proprio per aiutarlo. Però l'Europa, quando ti presta questi soldi, ti controlla direttamente, quindi arriva nel tuo paese e decide quello che tu devi fare o non devi fare, perché devi restituire comunque questo prestito. Quindi commissaria il paese a cui sta prestando i soldi. Quindi il MES è questo, è un fondo economico. Il punto è questo, che il MES esiste già, molti non l'hanno capito, ma il MES esiste già da molti anni. Questo fondo esiste già. Il famoso MES di cui si parla, la ratifica del MES, sarebbe una modifica di questo MES, meccanismo salva stati. Una modifica che andrebbe a peggiorare le condizioni per quei paesi che ricevono questo prestito e sono fortemente indebitati. Quindi è una riforma di una legge che c'è già, di questo MES, che andrebbe a colpire più che altro, a cambiare in peggio le condizioni per i paesi fortemente indebitati. L'Italia è uno dei paesi fortemente indebitati in Europa, anzi è il più indebitato, non in termini di percentuale, ma proprio in termini di debito pubblico. Pertanto questa riforma del MES andrebbe a mettere dei paletti ancora, diciamo, peggiorativi per il nostro paese, in caso che il nostro paese debba chiedere questi soldi in prestito. E ovviamente qualunque paese europeo non accetterebbe la modifica di questo trattato, che andrebbe a peggiorare le sue condizioni in caso di prestito. Il governo aveva detto sì, ma tanto noi non li chiederemo mai questi soldi, ma il problema non è che questo governo non chiederà mai soldi o il prossimo non chiederà mai soldi. Il punto è che tu quando sei quasi al fallimento, poi devi chiedere questi soldi. Questi soldi non è che vengono chiesti così. Questi soldi vengono dati solo quando il paese sta per fallire. Quando il paese sta per fallire vengono chiesti questi soldi. Quindi che il governo di oggi dice ma noi potremmo anche approvarlo il MES, tanto i soldi noi non li chiediamo mai, e grazie al cavolo, i soldi si chiedono solo quando il paese è in fallimento conclamato. Quindi è ovvio che questo governo, se tutto va bene, non li chiede, ma se comincia a andare male o seriamente male li deve chiedere. Ecco, eravamo rimasti così alla Meloni, che diceva sì vabbè, ma anche se lo ratifichiamo noi non chiederemo mai questi soldi. E beh, se però le cose vanno male, poi il governo Meloni dovrebbe chiedere questi soldi. Ma oggi il governo risponde tramite Salvini: non lo ratificheremo mai. Tramite Salvini, tramite il ministro dell'economia Giorgetti, lo chiamano il fondo salva stati, dicono che è una follia europea. In realtà non è che è una follia europea, perché noi abbiamo già firmato il MES, e quindi noi abbiamo già firmato con gli altri stati questa legge. Quella che Salvini chiama una follia sarebbe la modifica di questa legge che c'è già, una modifica peggiorativa per i paesi come l'Italia, che sono fortemente indebitati. E appunto Salvini, tramite anche Giorgetti e la Lega, parla proprio di questo MES. Dice così al Salone Reale della Stazione Centrale di Milano:
dice: questo MES non lo ratificheremmo mai perché si tratta di una follia europea, lo approvino gli altri, all'Italia non serve. Non so se Salvini abbia compreso che cos'è il MES, perché lui dice lo approvino gli altri, all'Italia non serve. Attenzione, il MES c'è già, il MES c'è già, noi lo abbiamo già fermato, non è che una follia, non lo approveremo mai, all'Italia non serve. Come dice Salvini, come parla Salvini, sembra che il MES oggi non c'è e ci chiedono di firmarlo per farlo diventare una legge europea. Ma noi l'abbiamo già firmato questo trattato, esiste già il MES. Questa è una modifica, è una modifica del MES. Ditelo a Salvini, perché lui parla, all'Italia non serve. Ma qui stiamo facendo una modifica, cosa c'entra che all'Italia non serve? Ma l'Italia non è che serve o non serve, il MES serve solo ai paesi che sono falliti e lo devono chiedere per forza perché non hanno altre possibilità. Quindi il punto non è che all'Italia serve o non serve, oggi l'Italia non può e non deve e non serve chiedere il MES, solo se l'Italia sarà un giorno sul fallimento vero, allora dovrà chiedere questi soldi. Quindi, caro Salvini, dire che all'Italia non serve non vuol dire niente. Dire lo approvino gli altri, il MES è già approvato, questa è una modifica del MES. A questo punto non ho capito se Salvini realmente non sa che cos'è il MES o sta parlando all'elettorato medio leghista dicendogli più semplicemente, senza fargli tutta la spiegazione che ho fatto io sul MES, non lo firmeremo mai perché a noi non serve. Diciamo una semplificazione che lui fa per il suo elettorato. Quindi il leader della Lega torna poi ad affermare la sua totale contrarietà al fondo salva stati europei, quindi ministro dei trasporti e vice premier ovviamente parla a nome del governo e conferma la sua linea politica, che poi è quella del governo di cui fa parte, e dice, e alla domanda se verrà ratificato ha replicato: no, mai, figuratevi, è un'altra follia europea, lo approvino loro se vogliono perché a noi non ci serve. Caro Salvini, non c'entra niente ci serve o no, il MES noi l'abbiamo già firmato, è già attivo, esiste già il MES, questa è solo una modifica peggiorativa. Quindi Salvini avrebbe dovuto dire: a noi non serve una modifica di questo MES che c'è già, perché andrebbe a danno dei paesi fortemente indebitati come l'Italia. Quindi a noi non serve una condizione peggiorativa, cioè vuol dire che se un paese come l'Italia, che ha un debito molto alto, dovesse chiedere il MES, l'Europa sarebbe ancora più addosso al paese di come lo è, di come lo sarebbe oggi con questo MES senza la modifica. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Grazie, a presto.